Questo è uno dei posti più belli al mondo per me. Guarda che ballata. Ah? Guarda la ballata, che bella. Ah? Incontaminati. Zanuccia con baby. Ciao Zani. Ciao. Ciao baby. Ciao papà. Questo è quello che rimane del... Guarda che bella la mia campagna. Con l'uva. Sengauri muore, eh? Qua c'è la salita. I muretti dell'indiano. Qua c'è un pare contadino. Guarda che posto stupendo. Eh? Tutto distrutto. Lasciato tutto alle intemperie. Andiamo a vedere di là. Io faccio un caldo micidiale, eh. Tutto il tempo, sì. Cambia le forme alle cose. Che c'è l'altro ingresso, che c'è la bruretta. Tutta a terra, peccato. Dani, vedi se ti fai male. Il cane si riempie di zecche là. Se c'è una statua pecore, cosa. Ha voglia ancora qua sotto di terreno che c'è. Hai visto? Ancora qua sotto. Ha voglia di terreno che c'è. Qua si può costruire. Cioè costruire. Fare due. No, Zani, Zani, occhio perché mi scando che ci sia i cani che di sotto che su sabbaggi. No, non c'è di dove entrare. Dove entrano? C'è lo spazio nella rete, sotto. Occhio. Ma
poi che chi non rimazza cane. Questo è noci. Questo è noci, no? Noci però. Quelle ancora sono nell'albero. Li vedo. Perché a novembre queste si raccoglie. Sì, vabbè, ma lasciale stare perché questi sono tutti gli innesti che aveva fatto mio nonno. Andrea, ci sono noci da raccogliere, Andrea? Sì. No, saranno marce, Zeni. No, non può essere. Però... lascia stare, si raccolgono a novembre le noci, ti sto dicendo. Saranno marce, non è possibile che da poco. No, sono di... questi sono adesso freschi. Ti sto dicendo, non saranno buone. Perché si raccolgono a novembre. Eh? Una farfalla, che bella, mica qui. Amorve, sali. Oh, con l'aspetto contadino. Figlio, ma c'è un gauro pazzesco. Dentro manco il centro perché è un manicomio. Un crassone che sopravvive. Zani, dove stai andando? Dove stai andando? Stai attenta che ti mordono le api. Che è pieno pieno di api là, dove c'è la frutta a terra. Oh, yeah. Oh, yeah, porca miseria. Oh, accucci. Vabbè, va, ce ne possiamo andare, ma studiamo che tutte cose. In stato di quasi completo abbandono. Eh? Mamma mia. Dai un bacino. Un bacetto. Baby, poverino. Baby, dici qualche cosa. Devi prendere il frutto, ma non c'è. Devi andare a dire. Non c'è frutta. Sono due pere. Poverino, non è lì. Non mi sento tutto sto. Qua è tutto da rifare. Da rifare, da pulire, da sistemare. Dove lo finisce? Qua c'era l'orto del nonno. Qua sotto il zappava, mi dava la zappetta a me. Io mi ascoltavo
quando questa casa era solo di mattoni. Il mondo di Jimmy Fontana. No, stanotte amore non ho più pensato a te. Guarda, prima erano quasi una cosa, adesso tutti rossi, che abitate qua. Passavano caduti del vento. Erano carini. È un posto stupendo. Fare un gran festone qua. Torrei di hip hop. È un tot di rap. Di rompere con un po' di suono originale. Finocchietto selvatico, i fichi, le noci, le pesche, anzi queste, pesche, i piriddi di San Paolo, le pigne, gli ulivi. Un'insalata, un cecchione, e la panza cresce. Zani e Bebuccio, ora ce ne andiamo, eh? Come avrebbe detto... No, c'è un caldo da morire. È bello qua, guarda. Come avrebbe detto mio nonno, che la prendessero in saccoccia. Sono questi. È fresco. Andiamo su. Guarda come va. Qua io scendevo col carrozzo, quando era un po' più liscio. Questa casa, lo sai com'era? Era solo mattoni. Era una cosa solo mattoni, non c'era niente, tutta campagna. Ed era celeste, azzurro. Io, mio nonno mi ha fatto un carrozzo di legno, io mi mettevo là sopra e scendevo. E non cadevi? No. No, no. Scendevo da là sotto con le rotelle, con i cuscinetti. E scendevo fino a qua. E poi risalivo. Attaccavo e risalivo. C'era Dog. Guarda che bella che bello là. Che c'è di fronte. È stupendo, mamma mia. Bevi è cittadino.
Vabbè. Portatevi della nonnatina. Figli di su me. In questo postaccio pieno di mosche, zizze. Non posso anche mangiare, perché sei sporco e morto. Hai visto che non ho mangiato? Perché lui, con tutte queste mosche, mangia, no? Ora ce ne andiamo, vediamo, devo controllare il tetto. Cavanetta tu farà mia, capito? E se ne ho detto tu idi. Ti lascio tutto pulito. Tutto ordinato. Oh, ma il tetto è buono. Sì, ma dietro qua è tutto spaccato. Che cazzo fai dipingere dentro? Pare buono, vedi che c'è di sotto. Un po' di piante tipiche qua. Del luogo. Ah, una bella festa, poche persone. Ma che bello. Prima di sistemarla, se un giorno sarà possibile, questi sono muretti a secco originali, come quello, quelli sono muretti a secco, veri muretti a secco, penso siano stati fatti negli anni 60. 50 il dopoguerra. Andiamo.